dedicato al film Disney Frozen e riprodurremo con la gelatina celeste i pupetti di ghiaccio, in più aggiungeremo un delizioso modeling di Olaf. Gli ingredienti di oggi sono: preparato per gelatina, 250 ml di acqua, 4 cucchiai rasi di zucchero. Attenzione alle indicazioni della confezione, perché le quantità potrebbero variare. Per colorare le nostre gelatine potete utilizzare dello sciroppo di anice o del colorante alimentare blu insieme a dell'estratto di vaniglia. Le quantità sono sempre indicate alle confezioni, in questo caso di sciroppo di anice ne useremo meno di 50 ml. Per prima cosa mettete in un pentolino la gelatina in polvere, lo zucchero e un po' d'acqua. Il resto dell'acqua aggiungetelo poco alla volta. Cominciate a far riscaldare tutto fino a ebollizione, dopodiché aggiungete l'anice o un pizzico di colorante a seconda del metodo di colorazione che avete scelto. Fate bollire per un minuto, versate negli stampi per ghiaccio o in un contenitore abbastanza capiente e lasciate in frigo per almeno 4 ore. Nel frattempo realizziamo il nostro Olaf, potete realizzarlo in pasta di zucchero oppure oggi proviamo a usare dei marshmallow. Vi serviranno anche un pennarello alimentare nero, uno stecco lungo di legno, della pasta di zucchero marrone, un pochettino di pasta di zucchero arancione per fare il nasino di Olaf e degli stecchini. Per realizzare Olaf dovete tagliare e modellare dei pezzi di marshmallow. Potete aiutarvi riscaldandoli su una fiamma, ma senza avvicinarvi troppo. Ritagliate due marshmallow, dando loro una forma più tondeggiante possibile. In questo modo avremo ottenuto il corpo di Olaf. Per la faccia, invece, ritagliatela in modo da ottenere un quasi un triangolo, così da avere la parte sfoggiante del naso. A questo punto, con uno stuzzicadenti, attaccate insieme le varie parti del corpo e con il pennarello alimentare realizzate gli occhi, la bocca e i bottoncini che ha sul petto. Adesso, con gli stuzzicadenti spezzati e la pasta di zucchero marrone, realizzate le braccia. Infilate i stuzzicadenti dentro dei rotolini di pasta marrone e ritagliate le manine con le forbici. Con la pasta di zucchero arancione, invece, realizzate il naso. Adesso realizzate i buchi del naso e delle braccia e inserite i pezzi mancanti. Il vostro Olaf è pronto! Passate le ore di refrigeramento, uscite la gelatina dal frigo e provate a staccare i bordi con un coltello caldo. Dopodiché poggiatela per qualche secondo nell'acqua calda così che si stacchi anche il fondo. Capovolgete e con dei movimenti orizzontali cercate di farla cadere su un piatto bagnato, in modo che la gelatina non si appiccichi al piatto ma sia scivolosa. Adesso potete tagliarla in cubetti. Se questa operazione viene difficile perché la gelatina si è sciolta un po' troppo, rimettetela in frigo, aspettate che raffreddi di nuovo e potete anche ungere il coltello con un po' di burro o margarina, così che non si attacchi la gelatina alla lama. Adesso, se volete, girate i cubetti di gelatina nello zucchero, disponeteli su un piatto insieme a Olaf e serviteli freddi. Tadam! I nostri cubetti di gelatina all'anice sono pronti! Se questa ricetta vi è piaciuta e avete voglia di provarla con i vostri cuginetti o nipotini, ricordate di consigliarla, di mettere il mi piace sotto il video, commentarlo e condividerlo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati e potete seguirci anche su Facebook. Alla prossima!